Eccoci qui su Radio Radio by Night Roma. Questa volta siamo in compagnia di Emanuela Nanni. Ciao Emanuela. Ciao. Emanuela è un counselor e leader yoga della risata. Sì. E questo è particolare. Raccontaci, come è iniziato? Che cos'è? Allora, inizio dalle origini. Arrivo da esperienze di dolore, quindi arrivo al counselor come al counseling come operatore di uno sportello antiviolenza e di una casa che accoglie a donne vittime di violenza domestica. Quindi ne hai viste veramente un po'. Il counseling mi ha dato la possibilità di permettere l'attivazione di risorse, di persone comunque che provenivano da una sofferenza molto grande, dove apparentemente non c'era più niente che loro potevano dare. La cosa che mi dicevano sempre era: sì, ma io non c'ho più niente, io ho provato di tutto. Il counseling dà questa forza, lavora sul qui e ora, non lavora sulle cause che hanno portato alla violenza domestica, lavora su questo momento, quello che c'hai, quello che fai, come, cosa ci facciamo. E tu hai unito questo counseling allo yoga della risata. Che cos'è questo yoga della risata? Mai sentito. Ti dico solo questo: ho ho ha ha ha. È un tipo di respirazione. Nello yoga della risata ci alleniamo a ridere. È un'invenzione di un medico indiano, Madan Kataria, che con sua moglie Madhuri hanno scoperto che la gente quando ride sta meglio, attivano le endorfine e quindi attraverso proprio un esercizio fisico di respirazione, si chiama yoga perché attiva la respirazione pranayama, quindi una espirazione più forte rispetto all'inspirazione, si permette lo svuotamento dell'anidride carbonica dei polmoni. Quindi si attivano una serie di cose positive. Nello yoga della risata diciamo sempre: porta il tuo corpo a ridere e la tua mente lo seguirà. Anche perché tu mi hai detto che il corpo umano non riconosce la risata. Esatto, diciamo, è scientificamente provato che il corpo non riconosce la risata indotta da una risata spontanea. Per il corpo va bene lo stesso, quindi l'importante è ridere. Vedi, il nostro corpo ci dà una mano, ci dà una possibilità. Noi ci blocchiamo un po', ma il corpo è più forte. E tu dove che svolgi questa attività? Allora, vado un po' in giro dove mi chiamano a fare sia yoga della risata che colloqui di counseling. Ho il mio studio a Belletri, che è in via dei 5 Archi 332, e lì faccio delle sessioni di yoga della risata, faccio counseling con chi lo vuole fare, lavoro molto anche con l'art counseling, che è attivando le risorse con i colori, la musica, la fiaba. Sono degli strumenti che il counseling ti dà, una cassetta degli attrezzi che ci portiamo appresso, e nel momento in cui il cliente ci dice su che cosa vuole lavorare, perché è il cliente che sceglie l'obiettivo che vuole raggiungere, noi potenziamo le sue risorse attraverso la nostra cassetta degli attrezzi. Benissimo. Ma nelle tue, diciamo, nelle tue, come le chiamiamo? Sessioni. Sono yoga della risata, altrimenti sono colloqui di counseling. Sono mai uniti yoga della risata? C'è mai stato qualcuno che ti ha chiesto di unire lo yoga della risata, certo, al counseling? Certo. Si parte con il counseling, il counseling prevede un ascolto attivo, quindi c'è un'accoglienza iniziale, c'è l'empatia e c'è la relazione che nasce con il cliente. Da lì poi ci sono vari esercizi che si possono fare, e lo yoga della risata è uno degli strumenti che io uso perché lavora molto, per esempio, sul potenziamento dell'autostima, sul contattare delle emozioni che certe volte ci fanno un po' paura, la rabbia, la depressione, no? Ci sono dei momenti in cui uno è proprio chiuso. Portare il corpo a ridere significa portare a fare quello scatto che mi permette di alzarmi. Perfetto. Alzarti. Quindi passi una giornata a ridere, anzi le tue giornate sono le passi a ridere. Eh sì, considera che un leader dello yoga deve ridere per allenarsi. Assolutamente. Beh, meno male, hai scelto il lavoro. E si ride seriamente nello yoga della risata, non si ride tanto per fare, perché non si ride con le battute, questo è importante. Lo yoga della risata è nato
inizialmente con 5 persone, dove Madan Kadari ha provato a fare questa cosa. Inizialmente ridevano raccontandosi delle barzellette, poi ha visto che non funzionava più tanto, quindi ha capito che bisognava fare qualcos'altro, e quindi proprio l'esercizio a del ridere. Ma è da molto che in Italia questa pratica è andata avanti. Dal 95 è nato questo progetto. Adesso praticamente i club della risata sono in tutto il mondo. È il primo che sento. Sì, veramente. È il primo che sento, okay, del club della risata. Sei allora, stata tu la prima. Bene, sono contenta, vi faccio conoscere questa cosa. Sì, anche perché è una cosa bellissima. In pratica andare a fare quell'ora che potrebbe essere l'ora di palestra, bravissima, o l'ora di qualunque cosa, e vai un'ora a ridere, sai, che entri là e uscirai proprio sicuramente più felice. Esci più felice, si attivano tutte le endorfine necessarie, il beneficio lo senti non tanto mentre lo stai facendo, ma subito dopo. È come se ti sentissi carica e scaricata. Scaricata di quello che ti è riportata dentro. Esatto. E riempita però di tanto, perché poi lo fai in gruppo. E quindi è il gruppo stesso che ti sostiene, sia nella risata, dove non c'è giudizio, non c'è sberleffo. Quindi si crea anche un legame tra persone. Esatto. Nuove conoscenze. A voglia, sì, certo. Benissimo. Vogliamo ricordare i tuoi contatti, se qualcuno volesse avere informazioni, anche solo sapere qualcosa di più, senza allora, impegno. Il mio numero è 334 3869857. Esatto. Il tuo indirizzo è sempre questo? È sempre quello. Quello di via dei 5 Archi 332 a Velletri, Roma. Esatto. E poi c'è la mia pagina Facebook, su cui ogni tanto pubblico delle cose, e lì possiamo, chi vuole può vedere anche un po' come si fa, perché ci sono dei brevi video. Tanto scrivete Emanuela Nanni, uscirà sicuramente, ma il nome completo è Emanuela Nanni, counselor e professionista e leader dello yoga. Della risata. Leader yoga della risata. Indirizzo email emanunanni@gmail.com. Allora Emanuela, grazie per essere stata grazie con noi e di averci regalato questi sorrisi. Grazie a te. E andate immediatamente tutti a sorridere insieme ad Emanuela. Grazie. E voi rimanete con noi tra una risata e un'altra su Radio By Night Roma.